Buonasera, buonasera. Allora, ultime novità di calciomercato. Questione Suarez. Riporto ciò che ho letto sui media spagnoli, Marca, As, io un po' di spagnolo lo mastico modestamente. As, Mundo Deportivo e Sport, che sono i due giornali di Barcellona, questi ultimi due. In pratica i media italiani riportano una sorta di frenata su questo post di Luis Suarez, sulle fake news, su lui che sorride. Naturalmente il giocatore non ha specificato cosa intendesse lui per fake news, ma a quanto pare si riferirebbe a questione di denaro, a una questione economica fra lui e il Barcellona, una cosa del genere. Poi naturalmente sono tutte ipotesi e la verità la sapevo in questi giorni. Se anche vociferato di un'ipotesi Suarez Atletico Madrid, con la società, con i colchoneros, che avrebbero smentito un interessamento a Luis Suarez, optando più che altro sulla linea verde. Loro hanno fatto questo progetto qua su Joao Felix, lo reputano il loro crack del futuro, hanno già in rosa Diego Costa, se non sbaglio, che è rimasto, quindi aggiungere un'altra tra virgolette testa calda nello spogliatoio dei Rocky Blancos dell'Atletico non sarebbe la cosa consigliabile. Ma cosa voglio dire con questo? Che Suarez viene sicuro alla Juve? No, io non prendo sempre con le pinze le notizie di calciomercato, anzi diciamo che non ne sono un appassionato di queste notizie. Per me le trasmissioni basate sul calciomercato per me possono solo chiudere, per quel che mi riguarda. Io commento solo gli affari fatti, diciamo. Ma il significato di questo video è il seguente: io qualche video fa vi ho detto che attenzione, Suarez non è detto che vada via da Barcellona allo stato attuale. Lui è fuori dal progetto di Ronald Koeman. Però io vi dissi che c'è la questione Messi. Occhio che se Messi rimane al Barça, le possibilità che date per praticamente nulle che Suarez resti in Blaugrana aumentano. Perché? Cioè ragazzi, io questo che vi dissi, vi voglio far capire questo. Lionel Messi a Barcellona è tutto, e ha praticamente superato Cruyff nella storia del Barcellona, per quel che ha vinto, per quel che ha fatto, anche se per me il vero creatore del Barcellona moderno è Cruyff, ok? Perché da Cruyff sono cresciuti i vari Guardiola, i vari Amor, lo stesso Koeman. Quindi se il Barcellona dagli anni di Cruyff ha sempre avuto questo imprimato olandese per tipologia di gioco, lo si deve proprio al fuoriclasse catalano. Però Messi, diciamo che come gol, come trofei, Messi è praticamente il padrone di Barcellona. Qual è il problema di Messi? Che Messi è il miglior amico di Luis Suarez.
Ora, non sappiamo la veridicità di questa storia dell'esame di italiano, che per me sembra una pagliacciata, perché voglio vedere se negano il passaporto a uno come Luis Suarez. Ma dai, per me sembra una buffonata questa storia. Ma sugli stranieri, sul discorso degli stranieri comunitari, non comunitari, avrei tanto da dire, ma vabbè, ma lasciamo stare. Questo per dirvi che ancora una volta avevo ragione io. Attenzione, non diamolo per affare fatto, anche perché sempre dalla Spagna c'è questa voce su Morata. Voi sapete che Morata è sposato con una ragazza veneziana, con un'italiana, e sui media spagnoli ci sono delle indiscrezioni di alcune polemiche della tifoseria dell'Atletico Madrid nei confronti della moglie di Morata, che stando a quanto si dice vorrebbe riportarlo in Italia destinazione Juve, chiaramente. Ecco perché sul discorso Suarez, che io, nonostante abbia 33 anni, andrei a piedi a prenderlo a Barcellona, vado un po' su col braccino corto, perché non ci credo finché non lo vedo a Torino. Fermo restando che per me un attacco formato da Dybala, Cristiano e Suarez sarebbe l'attacco più forte al mondo, per quel che mi riguarda sarebbe decisamente l'attacco più forte al mondo, l'attacco che ci farebbe sognare in grande, che Suarez in avanti è proprio il profilo che ci manca. Un profilo fatto di un giocatore che sa vincere, che lotta, che sgomita, ci manca. Gonzalo Higuaín è più o meno sulla falsa riga di di Suarez come tipologia di gioco, ma Suarez è più cattivo. Suarez è più cattivo, è più determinato. Poi Higuaín viene a stagioni difficili e ora c'è questa rescissione che a me in un certo senso dispiace, perché secondo me la Juve ci ha rimesso con Higuaín, anche se ci aveva guadagnato vendendo Pogba al Manchester United, che secondo me fu quello il vero affare di quell'estate lì. Comunque ragazzi, al momento diamoci una calmata da pigliare per il culo gli interisti sul discorso di Messi, della campagna acquisti, perché su Suarez non vorrei che facessimo noi una figura di merda. Non vorrei. Secondo me le condizioni perché lui venga a Torino ci sono. Bisogna un tantino interpretare questa storia, soprattutto bisogna vedere il signor Messi cosa ne pensa, perché il rapporto fra lui e Koeman non inizia certo nel migliore dei modi, e in caso di conflitto la vedo difficile per Koeman mettersi contro Messi a Barcellona, la vedo molto difficile, nonostante Koeman sia l'uomo che materialmente, con un calcio di punizione contro la Samp, ricordate, per i più giovani, è stato l'uomo che materialmente ha dato la prima Coppa dei Campioni al Barcellona nel 92, una partita sfortunatissima per la Sampdoria di Vialli e Mancini, fu un calcio di punizione che tra l'altro non c'era. Cioè, ma lui di fronte a Messi, nel cuore della tifoseria blaugrana, o culé come la chiamano loro, ce la vedo un po' dura. Saremo a vedere, questa dicono sia la settimana decisiva, il mercato a termine il 5 di ottobre. Fine settimana inizia la Liga, Barcellona e Real rinviano, il Barcellona sicuro, non ricordo se rinvia anche il Real, essendo stati eliminati, avendo giocato la Final 8 di Champions, non sappiamo. Certo che se Suarez dovesse scendere in campo, il mercato a fine il 5 ottobre, ci sono intoppi burocratici,
certo è che se Suarez dovesse scendere in campo la prima partita con il Barcellona, e lì le cose si complicheranno maledettamente. Io sono convinto che i due, Messi e Suarez, si cercheranno la grande in campo. E se malauguratamente Suarez dovesse segnare un gol, e lì penso che le possibilità di vedere Suarez in maglia bianconera si complicherebbero molto. Ripeto, secondo me si decide molto in questi giorni. Molto si deciderà in questi giorni. Staremo a vedere. Raga, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Non so se essere ottimista o pessimista sulla questione Suarez, non lo so. Fatto sta che io la cosa la vedo molto meno sicura di quanto la vedano sia i giornali italiani che quelli spagnoli. Per una volta sono d'accordo con Sport Mediaset. Raga, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci sentiamo più tardi. Ciao!